cerchiamo. Ciao, ciao. Io sto qua perché penso che è importante. Oggi qua, quindi, per noi è un problema. Lavoro, nient'altro. Là non c'è nulla. E tu lo sai. No, l'ho detto. Allora, ho detto che c'è qualcosa. Certo, non c'è nulla. Boh. Ma io questi li ho visti quando sono venuti, non è che sono amici miei, Capito. Se non fanno il loro lavoro vanno stretti, vanno controllati, ce lo siamo detto, insomma. Se non sono in grado, si mettono da parte. Comunque, noi abbiamo, ripeto, il paracadute che c'è, sta là, secondo me. Ce ne siamo detti i passi, adesso senza che lo facciamo live, perché poi è importante invece che le cose vengano discusse. Vengano fatte. Io, la mia visita qui non ha nessuna connotazione né polemica nei confronti del ministro Di Maio né politica. Io dovevo agli operai di tornare, perché se un progetto che ho seguito io ha un problema, c'è una responsabilità che uno deve assumere nel venire a vedere come stanno le cose. Ma ripeto, nessuna polemica col ministero. È importante che il Ministero con i sindacati continui a fare il lavoro che sta facendo di monitoraggio. Ho detto ai sindacati, secondo me, come si può renderlo più stringente, ma, ripeto, nell'ottica di una leale collaborazione, qui non c'è mai sulle crisi industriali, non ci deve mai essere un'opposizione. Mi pare che ci sia un considerevole ritardo, in particolare nei macchinari, che in questo momento non ci sono. Poi l'azienda ha dato tutta una serie di informazioni molto dettagliate del perché, del per come, del che prodotti vogliono fare, che prodotti non vogliono fare, ma bisogna andare a fondo intanto di quanto hanno investito, di come intendono investire, eccetera. Perché se è pure vero che questo è un accordo tra due aziende private, perché lo ricordo, non hanno preso un euro di soldi pubblici e anche i soldi che gli dà Embraco sono vincolati al pagamento degli stipendi, quindi loro non stanno prendendo neanche un euro da lì perché vanno direttamente lì, però comunque sia è giusto che, insomma, ci sia più trasparenza su questo, su come quanti soldi hanno investito, quando arrivano i macchinari che hanno ordinato. Ecco, tutto questo loro mi hanno spiegato punto su punto, io però vorrei andarci un po' più in profondità.